farà uno sconto, la pena sarà ridotta. Lei o tu ha incarnato un'energia che ti ha preceduto. Si tratta di imitare il tuo Lorenz Olivier che adoravi così tanto. O di imitare il percorso drammaturgico che ha fatto Shakespeare, o imitare la sensazione di vuoto che produceva la scrittura di Beckett. O la maschera della commedia dell'arte, no? Hai accompagnato la fine di un secolo, di un millennio, illuminando la scena e te stesso in un panorama da periferia galattica. Riuscendo cioè a prevedere già la periferia del 3000, periferia mentale, culturale del 3000, di un ipotetico 3000, di un ipotetico futuro. In te quindi il passato, il presente e il futuro andavano a braccetto. La concretezza della scena, la forza della recitazione, la suggestione di una luce, il fascino della retorica, perché la retorica ha un suo fascino, come giustamente dicevi tu, c'è qualcosa nella retorica che va rubata. Ed estesa ad un senso più ampio. La tua forza è stata la tua debolezza. E la sua difesa. La difesa che ne hai fatto, diventando presuntuoso, antipatico, arrogante, detestabile, insistente. La tua ricerca non ha avuto soste, pause. Molti dicono che gli ultimi lavori erano tutti uguali, ma forse alla fine avevi trovato un segno che ripetevi, forse. Ma non era una ripetizione, non era un chiudersi in una linea estetica, non lo hai mai fatto, non lo potevi mai fare. Mi hai fatto capire che la necessità di avere uno spazio e la necessità di cercare di lavorare insieme agli altri, di non fermarsi sui progetti che hanno più successo, ma ogni progetto è soltanto una pietra del percorso. Grazie, Leo.